Michele Santoni, 44 anni, allenatore della Triestina di questa stagione, dopo le esperienze importanti in Olanda, ma anche in Italia, in diverse squadre, anche con le categorie giovanili, ora l'approdo, proprio come detto a Trieste, con i colori rossolabardati. Qual è stato il primo impatto quando è arrivato a Trieste, quando ha conosciuto la città e soprattutto la società? Il primo ho conosciuto la società, e dal primo giorno mi ha dato subito il senso di questa forte responsabilità che hanno di riportare la Triestina dove merita. Tanta ambizione, tante buone idee, tanti progetti, tanta voglia di tornare in campionati più importanti. E proprio nel modo che interessava a me, non soltanto a chiacchiere o spendendo soldi per giocatori, ma proprio creando un ambiente competitivo e professionale al massimo per quanto riguarda l'infrastruttura e il lavoro quotidiano. Ci sono tante persone giovani che lavorano dedicated tutto il giorno per far sì che questo avvenga. L'impatto con la città e col... Beh, lo vediamo qua, lo stadio non c'entra niente in Serie C questo posto, quindi la città è stupenda e mi sono sentito subito a casa. La gente tutta disponibile ad aiutarmi, aiutar me, aiutare il mio staff. Abbiamo anche partiti subito in quarta. I giocatori hanno capito che si vuole creare qualcosa di diverso, quindi stanno lavorando sodo, abbiamo fatto un ottimo ritiro, quindi finora tutto positivo. La Serie C, campionato che abbiamo visto nel tempo proprio con la Triestina essere complesso, perché ci sono sì le squadre che prendono un po' la fuga e fanno un campionato a sé, le squadre sia nel vertice che nella coda, poi c'è però un nutrito blocco centrale che è difficile da poter prevedere come si piazzerà alla fine del campionato. La Triestina l'anno scorso ha fatto un buon campionato, soprattutto se guardiamo a riferimento l'anno precedente ancora, quindi avversari difficili in una Serie C molto combattuta. Ma è così in tutti i campionati. Noi siamo una squadra che vuole fare il campionato da vertice, quindi tutti vorranno batterci, soprattutto qui in casa, perché anche per le squadre avversarie sarà un onore giocare in uno stadio come questo. Noi dobbiamo solo guardare a noi stessi. Io so, e il mio staff anche, come vogliamo giocare, sappiamo che le qualità dei giocatori che abbiamo presi sono in funzione al modo in cui vogliamo giocare, ci stiamo allenando per far questo, abbiamo fatto vedere nelle uscite finora che alcune cose le stiamo già metabolizzando bene e poi giochiamo partita per partita e i conti si faranno a fine anno. Se cominciamo già adesso a pensare troppo agli altri, entriamo in un circolo vizioso che non abbiamo in mano. Noi possiamo solo lavorare su quello che su cui possiamo porre la nostra influenza ed è il nostro lavoro quotidiano. Qual è la caratteristica del gioco di Mister Santoni? Cioè, che tipo di Triestina alla fine di tutto il percorso lei vorrà vedere? Io voglio 11 giocatori che vanno in campo giocando con coraggio, fiducia, che vogliono far vedere che giocare a calcio è la cosa più bella del mondo. Quindi vogliamo essere dominanti palla al piede, vogliamo una squadra che non pensi a priori a difendersi per poi controattaccare. No? Difendersi è importante, ma per avere la palla il prima possibile, che provi sempre a creare superiorità numerica ovunque sul campo, che abbia idee, non voglio giocatori precodificati, voglio gente pensante, gente che è sempre in movimento. Un calcio moderno, un calcio che ho visto da vicino, ma non sono l'unico, che si vede sempre di più anche comunque in Italia, dove al centro ci siano giocatori di talento, giocatori di qualità. Ed è su queste basi che poi immagino abbia lei parlato con la società per la costruzione della rosa, che non è ancora finita né per le entrate né per gli ingressi, diciamo, né per le partenze, però sta già prendendo la sua forma. Sì, no, io siamo molto avanti, penso che il 90% della rosa sia già al completo, parte dal portiere, da Kelle, che è comunque un portiere che ci permette anche di costruire da dietro e quindi, visto che vogliamo tenere palla, è importante che la sappia gestire. Parte con terzino sinistro, due terzini sinistri che abbiamo preso, entrambi ottimi nel palleggio, però anche con una buona spinta in avanti, però che sanno giocare sia dentro il campo che fuori dal campo. È arrivato Idris Vozza in mediana, che è per il modo di far calcio è il mediano per me è perfetto, per un giocatore che vede gli spazi, riconosce gli spazi
e sa giocare a calcio. E davanti abbiamo la forza e la velocità di Christopher, che ha fatto vedere anche in queste prime due uscite che sarà un bel problema per gli altri fermarlo. E pian piano adesso stiamo provando anche, abbiamo preso anche altri giovani come Stigur, dietro abbiamo fatto il cambio Moretti per Moretti, però è tutta gente affine al progetto, perché sono gente che vuole imparare, gente che vuole mettersi in discussione, gente che vuol fare questo cambiamento di mentalità e di gioco. A Sprazzi l'abbiamo fatto vedere molto bene, con la Lazio forse per assurdo era la partita più facile dove farlo vedere, però anche lì abbiamo fatto vedere che non abbiamo paura di giocare a calcio. Con la Torres l'abbiamo fatto a tratti, 35 minuti secondo me molto bene, poi un calo fisico contro un avversario forte. Abbiamo avuto qualche intoppo, ma gli intoppi in questa fase della stagione ci possono stare. Lei mi ha fatto un elenco di alcuni giocatori, fra quelli che hanno già giocato l'anno scorso con questa Triestina e che hanno fatto vedere la loro qualità, ci sono Correia e Lescano, due dei nomi che restano ancora sul limbo del mercato. Le piacerebbe poterli allenare, poterli avere a disposizione per questa stagione? Per le tre settimane che abbiamo passato assieme finora sì, anche perché comunque ho fatto vedere che sia Omar, dove io lo vedo in un ruolo diverso rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso. Cioè, quale ruolo? Per me è una mezzala, quindi ha sempre fatto la mezzala con me finora e lì lo farò giocare. Ma anche Facundo fa parte della Triestina, è un giocatore importante, capocannoniere della Serie C, quindi finché si allenerà con noi, per me è al centro del progetto. Dopo ovvio che ci sono dinamiche di mercato che non sono di mia competenza e quindi verranno gestite da chi di dovere, però i 20-21 giocatori che avete visto giocare per me sono tutti centrali del progetto. Lei sente la, in qualche modo, non dico pressione, ma l'attesa che questa città ha nei confronti di questa squadra per quel vero salto di qualità che manca da tanto tempo? Sì, la sento, ma non in senso negativo. Nel senso che è una, come diciamo noi sempre, è una challenge che a me come allenatore piace. Preferisco dover lavorare in un ambiente dove si richiede il massimo ogni giorno, tiene tutti svegli sul pezzo, dà anche una determinata energia, rispetto a dover essere in un club dove non c'è questa ambizione. L'ho scelto accuratamente, è stato uno dei motivi per cui io e Alex abbiamo trovato l'accordo da subito, perché appunto se dovevo rientrare in Italia volevo una squadra che assolutamente vuole giocare per vincere. C'è un aspetto più anche legato alla preparazione, cioè l'anno scorso c'è stato in qualche modo un calo nella seconda parte del campionato. È stato un campionato difficile per tante altre complicità, l'assenza dello Stadio Rocco in particolare. Su questo sta lavorando con i preparatori affinché ci sia una stagione, diciamo, piena e senza buchi, che però evidentemente nel calcio sono inevitabili, anche per non solo questioni fisiche ma anche questioni emotive, psicologiche. Chi, come faccio un esempio, un attaccante non riesce a segnare, forse si scoraggia, però al netto di questo sta lavorando proprio per avere una squadra sempre pronta. Questo di sicuro. Parlare di quello che c'è stato l'anno scorso per me è difficile perché non c'ero, quindi non ha senso. Come dici tu, ci sono tanti fattori che influenzano eventuali cali. Ovvio che quando uno corre di meno viene subito data la colpa al preparatore atletico, ma non è solo quello. La composizione della rosa è fondamentale. Noi vogliamo avere in ogni ruolo due giocatori che si possono mettere in competizione ma che abbiano anche caratteristiche diverse. Quella competizione deve essere una competizione vera, in maniera tale da tenere tutti sul pezzo. Se non ci fosse questa competizione, nel momento in cui un titolare ti viene a mancare, è difficile che il sostituto sia pronto. Dopo anche sulla preparazione, è ovvio che il background che ci portiamo io e il prof Ferrini dall'estero fa sì che la preparazione sia diversa, è una cosa anche con cui ci confrontiamo con i giocatori. La classica preparazione italiana dove nelle prime due settimane di ritiro si fa un overload
di carico per me è tempo passato, nel senso che noi lavoriamo molto più nella gestione a lungo termine, sappiamo quale carico vogliamo dare settimanalmente e lo stiamo creando e costruendo in maniera progressiva. Anche per i giocatori comunque, soprattutto quelli un po' più anziani, richiede un po' di adattamento, perché tante volte è un fattore mentale il fatto di dover soffrire e di far chilometri e chilometri, dà a loro il senso di essere più pronti o meno pronti. Noi crediamo in un'altra scienza, e sarà a noi convincerli e poi portare i risultati in campo. E diceva prima, le piace una squadra che ragiona, che abbia una testa, e quindi diciamo la regia parte dal portiere, quindi un po' tutti saranno chiamati non solo a fare il loro compito, il difensore difende, il terzino spinge, ma anche proprio a inventarsi in qualche modo registi, dico registi fra virgolette, mister. No, tutti devono essere partecipi, riconoscere gli spazi, essere o d'aiuto per uno scarico, in maniera tale da portare la palla negli spazi più importanti dove i giocatori di qualità dovranno fare la differenza. Si è già visto in queste prime uscite un Germano che mi viene in mezzo al campo, un Pavlev, Mezzala che costruisce un'azione con Parlanti, adesso mi ricordo il gol contro il Biglia in ritiro. È un calcio che chiede tanta concentrazione, tanto focus, però so che darà anche le migliori soddisfazioni, anche perché poi i tanti giovani che abbiamo, a prescindere se andremo in Serie B con la Triestina o no, se vuoi fare un passo in avanti devi comunque adattarti a quello che ti richiede il calcio moderno, ed è questo che cercano gli scout al giorno d'oggi. Le faccio una domanda che piace tanto ai giornalisti, parliamo di moduli, parliamo di numeri in campo, il suo marchio di fabbrica qual è? Se, quando devo mettere i giocatori su un foglio, ovvio che li disegno sempre in 4-3-3, però costruiamo in 5, attacchiamo in 5, creiamo 4 linee di gioco, quindi ci muoviamo parecchio in campo. Ovvio che poi l'avversario ti condizionerà un pelo dove chi troverà due spazi. Tanti mi hanno definito De Zerbiano, quindi avremo anche noi il nostro quadrato in fase di costruzione, però per me la cosa importante è poi riuscire ad adattarsi alle qualità dei singoli giocatori e troveremo il nostro modulo di giocare. In partenza comunque i giocatori li stiamo scegliendo per fare un 4-3-3. Volevo farle una domanda, magari l'ultima, anche che guarda ai tifosi, che guarda l'ambiente, un ambiente come dicevo prima carico di aspettativa ma anche carico di voglia. La speranza è sempre quella di vedere questo bellissimo impianto sempre più pieno, anche in un palcoscenico come la Serie C, sicuramente la Serie B potrebbe dare una mano anche per attirare più spettatori e più tifosi, però se lei dovesse mandare un messaggio, se avesse piacere di mandare un messaggio ai tifosi che ora ci ascoltano, che aspettano il 25 per vedere in campo la Triestina per la nuova stagione o la Coppa Italia ancora prima, qual è il messaggio che vorrebbe mandare ai tifosi? Ovvio che a vedere questo impianto pieno sarebbe la cosa più bella che potrebbe accadere quest'anno, a prescindere che poi le due cose non si possono scollegare, se lo stadio si riempie perché stiamo facendo una grande stagione. Io ho sempre creduto che comunque deve essere una collaborazione, quindi noi stiamo mettendo tutte le basi per fare un calcio attrattivo, divertente, che vale la pena venire a vedere. Ovvio che più gente ci sarà a vederci, più motivazione ci sarà anche per i nostri giocatori per dare il massimo. Dobbiamo aiutarci a vicenda, quindi noi stiamo facendo di tutto, sarebbe bello già iniziare il 10 di agosto sentendo questo contributo dei fan, quindi per favore venite il più possibile, perché non c'è niente di più bello di giocare con tutti i tifosi nello stadio. L'obiettivo, diciamolo per finire, rimane comunque ambizioso per questa stagione? Ma io non mi nascondo dietro a false retoriche o scetticismi. Noi vogliamo andare in Serie B. Se non abbiamo le bip di ammetterlo da subito, non vedrei neanche come facciamo a trovare la motivazione ogni giorno per dare il 110%. La società, la città lo merita, la società sta facendo tutti gli sforzi possibili per andarci, l'ha già fatto l'anno scorso, però aveva meno tempo per prepararsi, e quest'anno andiamo avanti. E poi è il
E questo forse è il problema del calcio, che poi viene soltanto giudicato nel momento in cui il risultato è acquisito o non è acquisito. Sarà il percorso e il modo in cui interpreteremo questo viaggio da qua al 28 di luglio, di aprile, scusi, a capire se abbiamo ottenuto il massimo o non abbiamo ottenuto il massimo. Però l'obiettivo è sempre il più alto possibile. Questa città merita di andare in Serie B. Grazie mister, in bocca al lupo per tutta la stagione. Grazie a voi. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. Manca solo la firma del contratto, ma l'operazione di vendita del silos è ormai addirittura d'arrivo. Il sindaco Roberto Di Piazza ne ha parlato oggi a Sveglia Trieste, annunciando di voler chiedere all'acquirente uno spazio per realizzare un nuovo parcheggio da 1000 posti. Vediamo. Il silos, tanto per darti una cosa, hanno già firmato tutti, manca solo la firma del notaio. Per cui anche lì, solo sai, adesso siamo in agosto, magari le situazioni sono un po' più complicate perché sapete che l'Italia si ferma, però il silos è anche una grande opportunità perché adesso davanti hanno 65 ettari di Porto Vivo, certo, o Porto Vecchio, chiamano come vuoi, per cui una grande opportunità anche questa. Il sindaco la dà ormai per cosa fatta, più cauta l'attuale proprietaria Coop Alleanza 3.0, che in sostanza conferma sul silos una trattativa in fase molto avanzata con un acquirente, sul quale mantiene però un assoluto riserbo, non solo per scaramanzia ma proprio per correttezza, visto che l'ufficialità della firma davanti a un notaio non c'è ancora. Trapela comunque un certo ottimismo sull'ormai prossima conclusione della spinosa vicenda. Quanto al compratore, considerato lo stato di estremo degrado dell'enorme edificio accanto alla stazione ferroviaria, si tratterebbe di un importante gruppo immobiliare interessato alla riqualificazione, ma per fare nomi la proprietà attende la conclusione del contratto. Subito dopo la firma, il sindaco Di Piazza ha già le idee chiare su come muoversi. E adesso per fortuna so che sono in una fase finale per la vendita. Sapete, se viene venduto e che arrivano degli investitori è una cosa molto interessante, e poi a me mi interessa in maniera particolare perché se viene venduto il giorno dopo chiedo in affitto, per intanto che fanno i progetti, l'area dei parcheggi dietro, no? C'è un'area enorme. Chiaro. Mettiamo 100 camion di ghiaia, facciamo come la lanterna, il giorno dopo apriamo. Un grande parcheggio dunque per sopperire alla mancanza di posti che si è già creata nel Molo Quarto a causa dei lavori del Porto Vecchio, da realizzare in tempi relativamente brevi. A me interessava questo, cioè la possibilità di mettere dietro al silos 1000 macchine, perché adesso facendo il cantiere sul Porto Vecchio ho tolto i parcheggi del Molo Quarto, tanti parcheggi del Molo Quarto, e questo... allora ho bisogno di parcheggi, allora abbiamo il mercato ortofrutticolo che sicuramente spostandolo diventa qualcosa di straordinario, però il silos se lo vendono, se lo fanno potrebbe essere immediato, capisci? Certo. Cioè 100 camion di ghiaia butti là, apri, metti una sbarra che si fa come la lanterna in 5 giorni, in 5 giorni. E risolvi il problema, ci tengo molto. E stamani, sempre a Sveglia Trieste, abbiamo documentato la sostituzione della porta di sicurezza del Pedocin con una moderna doppio ingresso che permetterà di aumentare la capienza dello stabilimento balneare da 500 a circa 800 posti. Vediamo. Sono iniziati i lavori per il raddoppio, possiamo definirlo così, delle uscite di emergenza del Pedocin con le nuove porte. Le vedete, gli operai della ditta Belletti in azione che stanno scaricando la seconda porta proprio in questo momento in diretta e si dirigono verso la vecchia uscita d'emergenza dalla parte femminile del bagno La Lanterna o Pedocin. Il sindaco ovviamente ci spiegherà il perché dell'operazione legata alla capienza massima della parte femminile del Pedocin e il tipo di operazione che si va a fare, sindaco. Grazie Marco.
Beh, vedi, qualche volta l'importante è non stare dietro il computer, ma andare là. Allora, mi presento questo piano di emergenza, di evacuazione, e naturalmente mi arrabbio come un matto, perché non dovevamo lavorare, arrivare ai 3.000 di una volta, ma neanche ai 500 di adesso. Vado là, vedo sta porta, bastava fare la porta di uscita e naturalmente porteremo, invece che a 500, a 800. Adesso parlerò con gli uffici e parlerò con il dottor Cipriani. Arrivo là, naturalmente in tempo reale, come sempre siamo riusciti a fare, perché sotto soglia in questo caso non serviva a fare le gare. Belletti, che è un'officina straordinaria, al primo di agosto stiamo già lavorando, buttano via questa vecchia porta, vedi, e mettiamo l'uscita di sicurezza. E qualche volta nella vita bisogna, che è mia abitudine, andare là. C'era già questa uscita, ma che non era sufficiente, mettiamo questa nuova, e a quel punto ritorneremo a dare la soddisfazione alle signore triestine, che potranno arrivare, credo, fino a 800, insomma. Ecco, credo di aver capito che il tema è che questa nuova porta ha una doppia uscita e quindi permette di modificare quel tetto massimo di ingresso. Esatto, esatto, a parte che ripeto, i titoli che ho letto prima, terrorismo, aereo che cade, terremoti, ma cosa andiamo a cercarci ironie, dico io. Cambiamo quella vecchia porta lì, bastava fare questo per riuscire ad arrivare, ripeto, a 800 persone. Adesso decideremo con gli uffici, con il dottor Cipriani, ma credo che 800 persone sono già meglio di 500, capisci Laura? Restiamo sempre in tema di stabilimenti balneari. Una volta riparati i danni delle mareggiate, lo ricorderete, di fine novembre, questa mattina ha finalmente riaperto i battenti anche lo stabilimento balneare del CRAL. Abbiamo documentato in diretta l'arrivo dei primi soci. Vediamo. È il primo agosto e lo stabilimento balneare del CRAL ufficialmente riapre. Presidente, a lei l'onore. Adesso apriamo, abbiamo già... Dia l'ordine, dia l'ordine. Aprite, aprite per piacere. Eccoli qua, eccoli qua. Ritornano i bagnanti allo stabilimento balneare del CRAL, un nutrito gruppo di signore soprattutto. Eccole qua. Signora, lei la prima, quanto le mancava? Tanto, tanto. Pronta, benissimo. Le altre, signora, pronta con la tessera? Eccola qua, pronta. Buongiorno a tutti. Buongiorno signora. Buongiorno. Marina Mudugno. Grazie. Ben, benissimo, ottimo, diria. Meno di così, non può essere. Grazie mille. Signora, è contenta di essere entrata al CRAL? Sì, sì, ma molto, molto, grazie. Presidente, mi diceva, non credo ai miracoli, ma adesso inizio a crederci. Finalmente, finalmente apriamo. Dicevo che io sono laico, non credo ai miracoli, ma da d'ora in poi comincerò a credere, perché come abbiamo fatto tutto questo lavoro, non lo so, qualcuno ci ha aiutato. Mi sento in ogni caso di ringraziamenti. Il ringraziamento primo è verso le autorità portuali, che ha appaltato i lavori, poi la ditta Rosso, una meravigliosa ditta, non voglio fare pubblicità, ma è dovuto, poi la PTS, e per ultimo la ditta BBC, quella la nostra ditta, che fa tutti i lavori di montaggio e rimontaggio. La parte a mare, che era quella più chiaramente colpita, malorata, in alcune parti distrutta dalle mareggiate, come vedete, mi viene da dire, è un biliardo, sì. Direttore. Beh, adesso abbiamo fatto tutta la pavimentazione nuova, abbiamo rimesso di nuovo le scale a mare, fatto tutto i parapetti per il pericolo. I danni superiori li abbiamo subiti al campo giochi, dove che adesso tutta la pavimentazione nuova e la recinzione nuova. E guardate come siamo adesso, un grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato. Vedete quella che era la situazione post mareggiate, intere porzioni, no, di murata portate via, i sassi portati su dalle onde, i parapetti distrutti. Eccolo, e questa, ecco, e questa è la parte sotto dove che abbiamo mostrato prima, che è addirittura una piscina. Era diventata una piscina. Una piscina, esattamente, sì. Il pattino, che solitamente lo teniamo qui sotto legato, il giorno della mareggiata era così.
Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo in collegamento nuovamente il commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno ancora. Sì, nuovamente buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Diciamo una mattinata abbastanza movimentata rispetto al periodo, numerose richieste, la maggior parte delle quali per rimozione a seguito di lavori stradali. 3 incidenti rilevati, 2 sono in attesa, uno a Barcola e uno invece un postumo, diciamo uno che è già caduto e sono in attesa di rilievi. Comunque in tutti quanti niente di preoccupante per quanto riguarda eventuali lesioni alle persone. Ci sono stati dei lavori dalle 8 alle 12 in Piazza dei Cagni sulla postazione semaforica dell'intersezione, con nostra assistenza non ci sono stati segnalati particolari inconvenienti. Continuano i lavori sulla via Mazzini per lo spostamento del pedonale dall'intersezione con via Goldoni più a valle. Al momento, da quanto posso vedere dalle nostre telecamere, il traffico è contenuto, non abbiamo altre cose in agenda per il pomeriggio, presidio o altro che potrebbero andare ad intaccare l'andamento della giornata, e al momento quindi vi restituirei la linea. Grazie delle informazioni, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Parimenti a tutti voi, un saluto a tutti. Allora, noi andiamo avanti con la cronaca. Ancora una rissa tra stranieri in piazza Garibaldi. Ieri sera è spuntato anche un coltello e un uomo è rimasto ferito. E nella zona di piazza Perugino, altra zona calda, uno stalker ha spaccato la vetrina del negozio dove lavora l'ex compagna. Vediamo. Ancora una rissa con accoltellamento in piazza Garibaldi, proprio alla vigilia della nuova ordinanza del sindaco per la chiusura dei locali alle 11:30 da quell'area fino a piazza Perugino. Ieri sera intorno alle 21:30 le volanti della polizia sono intervenute in piazza Garibaldi per una rissa tra 8 uomini di origine marocchina e tunisina. Uno di loro ha riportato ferite da taglio al torace da un coltello, poi trovato e sequestrato dagli agenti e dai cocci di vetro di una bottiglia. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasferito la persona ferita all'ospedale di Cattinara. In piazza erano presenti anche alcuni mezzi dell'esercito nell'ambito dei controlli rafforzati di sicurezza che non hanno purtroppo impedito in questo caso il ripetersi dell'ennesimo episodio di violenza in quella zona. Spostandoci di poco in un'altra area a rischio della città, quella di piazza Perugino, la scorsa notte si è verificato un altro episodio violento. Un cittadino italiano ha rotto probabilmente con un pugno la vetrina dell'esercizio commerciale dove lavora l'ex compagna, ferendosi e lasciando numerose tracce di sangue sui muri e marciapiedi che hanno destato allarme tra i residenti. La donna ha denunciato l'ex compagno, attualmente in libertà, ma la questura sta valutando se ci siano i presupposti per emettere a suo carico un divieto di avvicinamento a tutela dell'incolumità della vittima. Ed entra in funzione oggi il servizio steward lungo la costiera Mugesana e nella zona della stazione degli autobus della località Rivierasca. E la risposta dell'amministrazione comunale ai recenti episodi di risse, danneggiamenti e degrado a opera di gruppi di minorenni. Vediamo. Sindaco Polidori, i fatti di cronaca sono noti. Quali soluzioni mettete in campo? Beh, intanto c'è da dire che l'ultima novità è che oggi pomeriggio parte il servizio di steward pagato dal comune di Muggia, 2 persone che faranno il lungomare dalle 16 alle 21 e nei periodi festivi fino alle 22 per scoraggiare, diciamo, qualsiasi comportamento, diciamo, vedi schiamazzi, vedi musica ad alto volume o altre cose. Viene confermata tutta la presenza, che direi massiccia, di questo. Ringrazio la questura e la prefettura per quanto riguarda i controlli che la polizia locale mette in campo sul territorio, soprattutto nella zona più, diciamo, attenzionata, che è quella della stazione degli autobus, con la polizia e i carabinieri. Per cui ci sono queste e altre iniziative che stiamo portando avanti proprio per avere il deterrente massimo affinché questi fenomeni vengano drasticamente ridotti sul territorio.
Il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo svela un documento dell'azienda Terna che, incaricata per uno studio di fattibilità, indica al Comune alcuni lavori per adeguamenti all'alta tensione per un importo vicino al 1,5 milioni di euro. Vediamo il servizio. Consigliere Russo, la risposta di Terna al Comune di Trieste per quanto riguarda la cabinovia comporta ulteriori oneri economici e proprio di lavori infrastrutturali nel tracciato che vanno a rappresentare, possiamo dire, un ostacolo per la realizzazione dell'opera? Io credo che questa ulteriore novità definisca ulteriormente l'impossibilità di fare l'ovovia. Io credo che ci stanno un po' prendendo in giro. L'ultima novità, lo dico ai cittadini, è che Terna ha messo nero su bianco l'obbligo per il Comune di Trieste di spendere 980.000 euro più IVA, quindi quasi 1,5 milioni con tutti gli oneri connessi, per spostare le linee di Terna che sono incompatibili con l'ovovia. Noi lo abbiamo detto da tempo e ci si diceva che volevamo fare polemica, che eravamo contrari all'ovovia. L'ovovia non si può fare per tutti questi motivi. Pensiamo che rimane ancora tutta la vicenda legata al passaggio dell'ovovia sulla strada, dove ci sono le macchine, e sulla ferrovia. Anche quei lavori lì costano un sacco di soldi. Allora, tenendo conto che l'ovovia dovrebbe essere conclusa entro il 2025, io faccio una domanda molto semplice al sindaco di Piazza e alla sua giunta. Quando smettiamo di prendere in giro i cittadini? Quando ammetterete che l'ovovia è un progetto folle che non si può fare per i tempi e perché non ha senso? E poi ci chiediamo anche, questa nuova polemica sul Porto Vecchio è soltanto un modo per distrarre l'attenzione sull'ovovia, perché i triestini hanno diritto di smettere di essere presi in giro. E l'opposizione in Consiglio regionale prova a riportare in aula l'argomento del trattamento della fine vita e del suicidio assistito e lo fa attingendo allo strumento del voto alle Camere per impegnare la maggioranza ad appellarsi al Parlamento. Vediamo. Patto per l'autonomia e Partito Democratico danno avvio al terzo atto riguardo al delicato tema del fine vita, avanzando richiesta già depositata per far sì che il Consiglio regionale impegni il Parlamento affinché legiferi sul tema anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale. Nelle precedenti occasioni nel quale si è discusso dell'argomento, la maggioranza ha di fatto rimandato al mittente la richiesta in quanto prerogativa della legislazione nazionale. Le opposizioni dunque compiono un passo di lato avanzando una nuova richiesta. Beh, ci riproviamo con questo terzo atto, con questa mozione di voto alle Camere in cui chiediamo perlomeno che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, posto che ha affossato il disegno di legge regionale di iniziativa popolare adducendo la motivazione che la competenza sarebbe esclusivamente dello Stato, a questo punto noi richiediamo che quello stesso Consiglio regionale si esprima chiedendo e stimolando al Parlamento un intervento legislativo e aggiungiamo una cosa importante a partire dalla sentenza 242 del 2019, ovvero da quei principi e requisiti che stabilisce quella sentenza per garantire un diritto di scelta per un fine vita dignitoso a chi si trova in stati di insofferenza intollerabili e con patologie irreversibili. Un muro sulla legge regionale che il consigliere del Partito Democratico Roberto Cosolini ha visto e vissuto in aula da parte della maggioranza. Ecco perché con lo strumento del voto alle Camere ha l'intenzione di rilanciare l'argomento, ma bisognerà vedere se tale richiesta sarà accolta oppure no. Il muro c'è stato da parte della maggioranza di centrodestra sulla legge regionale. Ricordo che in quell'occasione diversi esponenti che si opponevano alla legge hanno detto il Parlamento deve legiferare, non tocca alla regione. Allora, indipendentemente dal merito di quella legge, cosa proponiamo noi a questo punto? Che il Consiglio regionale, con uno strumento previsto dallo statuto, ovvero il voto alle Camere, inviti il Parlamento a legiferare. A questo punto dovremo attenderci un'ampia maggioranza, se si è coerenti con le dichiarazioni che abbiamo sentito in occasione dell'ultimo dibattito in aula. Staremo a vedere. Ora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria. Restate con noi. Riprendiamo tornando a parlare del Consiglio regionale. Il gruppo consigliere della Lega ha presentato ieri gli emendamenti proposti e approvati durante l'assestamento di bilancio. Vediamo.
Sono tre i principali emendamenti che la Lega ha visto approvati durante la variazione di bilancio della scorsa settimana e presentati questa mattina in Consiglio regionale. Il primo prevede 9 milioni per la riqualificazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio sottoutilizzato. Dopo un confronto con le categorie, la Lega ha puntato su questa misura per sostenere una politica di rigenerazione urbana nei centri storici, riattivando una legge regionale del 2014 per la riqualificazione di immobili in disuso. Ai 9 milioni sull'edilizia si aggiungono 5 milioni a favore di parrocchie ed enti religiosi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili. Una linea volta a sostenere la manutenzione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di edifici e pertinenze di proprietà destinati al culto o ad altre attività pastorali e parrocchiali. L'edilizia, che è in forte affanno, un settore drogato dal super bonus che potrebbe fermarsi trascinando con sé anche imprese locali e imprese sane. Quindi abbiamo deciso di iniettare subito nel sistema 9 milioni di euro per la rigenerazione degli immobili privati sui centri urbani. Crediamo, perché i centri urbani anche ormai sono desertificati e abbandonati, quindi crediamo sia una misura per intervenire in duplice senso, quindi per sostenere il settore dell'edilizia e per cercare di far rivivere i centri dei nostri paesi, anche quelli piccoli e medi. Una terza misura riguarda gli enti del terzo settore che si occupano di assistenza alle persone con autismo, ai quali andranno 1.800.000 euro. La norma riguarda il finanziamento di sedi e strutture di associazioni, enti e trust che si occupano di autismo e del dopo di noi, cioè strutture costruite con un sistema di co-housing. 1.800.000 euro, sempre per sedi, no? Per intervenire su sedi da dedicare al co-housing per enti, associazioni e trust che si occupano di autismo, per creare queste situazioni dove i ragazzi possano avviarsi a un percorso di vita normale anche dopo di noi, quindi quando non ci saranno più i loro genitori. Valorizzare l'architettura contemporanea per pianificare il futuro di Trieste, il senso dell'accordo siglato tra il Comune e l'Associazione Arte, che fa capo all'Ordine degli Architetti. Vediamo. Valorizzare l'architettura contemporanea e promuoverne la conoscenza anche all'interno delle attività relative al piano regolatore comunale e al piano paesaggistico regionale. Sono questi gli obiettivi dell'accordo firmato oggi tra l'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder e l'architetto Francesco Pavanello, presidente dell'Associazione Arte, espressione dell'Ordine degli Architetti. Questo è l'intendimento dell'amministrazione comunale, che mette a disposizione dell'associazione il patrimonio gestito egregiamente da chi cura l'archivio comunale, ma soprattutto anche in un'ottica di pianificazione generale della città attraverso i diversi strumenti che altri servizi mettono in campo, che il Comune mette in campo anche con soggetti privati, che miri a dare una pianificazione ovviamente generalizzata a beneficio della collettività. Stiamo sviluppando una ricerca sull'architettura dagli anni 45 ai primi del 2000, su edifici poco studiati e sui quali è necessario fare una ricerca anche di archivio, di dati e riferimenti sui progettisti, sui motivi delle opere realizzate. E dall'Ordine viene rinnovata la richiesta di una casa dell'architettura a Trieste, un progetto al quale l'assessore tiene in modo particolare. Non so se sarò in grado di offrire una casa vera e propria dell'architettura, la dico anche come battuta, visto che ci tengo, a Trieste diciamo almeno un quartierin. Ecco, un quartierin per dimostrare quanto la città stia cambiando, quanto è già cambiata nel recente passato e soprattutto per offrire delle possibilità di conoscibilità di quelli che sono i modelli della Trieste in architettura che vengono sempre più anche visitati. In buona sostanza sono anche un turismo di nicchia, però sono un'attrazione turistica che valorizza i beni che fanno parte del nostro contesto storico, architettonico e culturale. Ci spostiamo a Gorizia, un nuovo logo, 350 stand da 45 paesi e tanta musica. Dal 26 al 29 settembre torna Gusti di Frontiera. Il mappamondo dei sapori di gusti di frontiera, quest'anno giunto alla 19ª edizione, è ormai definito. Tra le tante manifestazioni di interesse, la Commissione Comunale ha selezionato 350 stand da 45 paesi radunati, come da tradizione, in 14 borghi distribuiti su tutto il centro cittadino. Coinvolte nella kermesse anche le molte realtà commerciali che partecipano ancora una volta animando la città.
Appuntamento a Gorizia dal 26 al 29 settembre. Ma da tutta Europa letteralmente, anche perché oramai come Oktoberfest da tantissimo tempo, parlo io che sono diversamente giovane, era un luogo di ritrovo per persone che giungevano da altre regioni d'Italia, da altre nazioni italiane, e ci si trovava proprio all'Oktoberfest come luogo di appuntamento tradizionale. Così oramai Gusti di Frontiera è diventato per tantissime persone che vengono da altre regioni italiane e da altre nazioni d'Europa. Cinque i continenti, cioè tutti, da tutti i continenti troveremo perciò sia il cibo che il bere, una grande kermesse, la più grande del nord-est, 600-700 mila sono le presenze, chiediamo scusa naturalmente ai cittadini per il disagio che necessariamente arrecheremo, ma è una grande festa. Dunque tornano il Borgo Friuli Venezia Giulia con i prodotti tipici del territorio, i borghi Austria, quello iberico, il Borgo Francia per assaporare le prelibatezze di ogni regione d'Europa. 14 borghi che ricordano chiaramente le precedenti edizioni, abbiamo anche cultura, la cultura che noi vogliamo riprendere, in particolare col ritorno del Salotto del Gusto che ospiteremo in Piazza Sant'Antonio. Prossimamente presenteremo appunto il Salotto del Gusto, ma quest'anno ci sarà anche musica, chiaramente rispettando le regole, in particolare la sicurezza. Ricordiamo che la kermesse enogastronomica più grande di tutto il Triveneto, ci impegniamo affinché abbia sempre un grande successo, ma sempre in sicurezza. È tutto per questa edizione del telegiornale di Tele4 che ritorna questa sera alle 19:30. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.